1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Posso dire che tra le tante cose che abbiamo indovinato, la sigla è sicuramente una di quelle. Cioè, me l'hanno detto anche recentemente, mi fa piacere. Sono gli Offspring, ricordiamo, questa versione spagnoleggiante o messicaneggiante di Free Fly. Sentivo la musica, non sento la mia voce in cuffia, non so da cosa possa dipendere. Io spero che in realtà non sia io un ti sento, problema. Oh, adesso è perfetto. Ok. Non so, si è attivato il tutto, sento benissimo adesso. Sono un tecnico del suono di grande eccezionale. Buonasera e bentrovati a Bacon and the Butcher, puntata numero 33, per il conteggio ufficiale. Credo che dovrebbe essere compresi. Special, che se ve li ricordate, sì, era quella roba che facevamo un anno uno fa, tra l'altro, che era, è vero, il nostro amico Prince, sì. Andrea era prontissimo. Siamo stoppati, credo forse l'ultimo, il primo maggio, sì. Su Coraggio, sì. Era quello, da lì proprio ci è mancato quello, è stata la morte nel cuore. E però andiamo avanti in realtà con le puntate solite, quelle dedicate agli anni, e siamo entrati la scorsa settimana nel doppio anno 2004-84, che ci sta regalando comunque delle gioie. Io dovrei mettere la basetta, questa è la cosa che mi mancava, perché ogni tanto mi perdevo nel ragionare che cosa c'è che non va. Questa sono degli anni interessanti, dai, diciamo, dal punto di vista musicale. L'84 è un anno anche iconico sotto tanti punti di vista, poi ne parleremo durante queste puntate. Abbiamo fatto una copertina tutta cinematografica per questa puntata, anche se in realtà vi devo dire che l'84 è forse l'anno in cui ha vinto più Oscar un film di cui io non ho assolutamente idea, poi ne parleremo. Allora, questa cosa che mi butti a cannone, visto che sono uscite le nomination proprio l'altro ieri, sì. Mi sa che anche quello del 2004 è uno degli Oscar più contestati della storia, perché il mio film lo vinse Crash, no? E per quanto fosse un bel film, io sono un grande fan di Crash, sì, devo dire. Anche io, però. È una premiazione. È un proprio passato, no? Tra quelli meno. Sì. Meno, è un film come tanti. Però l'84, secondo me, dibatte perché ha vinto quasi tutto Voglia di tenerezza. Ah, ok. Voglia di tenerezza. Miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Robert Duvall. Miglior attrice protagonista Shirley MacLaine, miglior attore non protagonista Jack Nicholson, miglior attrice non protagonista, cioè, ha vinto praticamente tutto. Un film che io non ho. Era un po' quelle marmellatone anni 80 che piacevano. Buonasera Michela, non abbiamo... Buonasera a tutti, infatti non mi avete cagato di strisce. Ho visto dalla tua faccia che c'era qualcosa, esatto, che non andava, e ho detto ma perché a questo ghigno strano? Ah, non l'abbiamo salutata. Vabbè, esatto. I tempi radiofonici devi ancora abituare, no, sei una neofita. E guarda, la mia, adesso senza spiegarlo perché è brutto, ma il mio algoritmo del pomeriggio è veritiero. Se tu sei qua, perdiamo da altre parti. Però siamo comunque felici di averti con noi. Per quanto mi riguarda, musicalmente parlando, io stasera vado sull'italiano, anche se non necessariamente sul cantato italiano, perché comunque ho gruppi italiani, ma due di questi fanno musica in inglese. Il primo è un gruppo che abbiamo nel cuore sia io sia Amedeo, sono napoletani, anche se poi sono trapiantati a Bologna forse dall'inizio. Sono cilentani, per la precisione. Esatto, dall'inizio della loro carriera sono gli Atlas Orchestra,
che nel 2004 uscivano, credo, con il loro primo album ufficiale in studio, quello che porto di più nel cuore, nonostante quelli dopo siano sicuramente tutti belli, ma a un livello maggiore, cioè sono molto migliorati negli anni. Questo era chiaramente più... si sente che è un album d'esordio, insomma, però ci sono delle canzoni che porto nel cuore, come ad esempio questa Panic Attack numero 2, con la quale andiamo ad aprire la serata. Thank you.
Abbiamo fatto un po' di confusione con gli attacchi di panico tra l'uno e il 2, però alla fine l'abbiamo rimediata alla grande, spero non ve ne siate accorti. In realtà abbiamo un bellissimo aneddoto da raccontarvi a proposito di Atlas Orchestra, che abbiamo avuto il piacere, no, di ospitare più volte a Terni, perché poi sì, non solo ad Efebbia, sì, però sì, l'aneddoto è legato a quell'edizione di Efebbia che, se non sbaglio, potrebbe essere il 2007 come anno, o forse il 2006 addirittura. Forse il 2006. Comunque, grazie ai nostri abbastanza scarsi mezzi tecnici, noi li facemmo dormire in un noto, no, noto albergatore della città, albergatore che avrà visto, diciamo, quantità di tutto, prostitute, di cioè, esatto, che ci fece storie perché uno dei 4-5 componenti del gruppo non aveva la carta d'identità, se l'era scordata, sì, probabilmente sì, a casa, e non ci volevano registrare tra virgolette gli ospiti, e quindi dovremmo, no, falsificare delle firme, facci faxare il fotocopio del documento, tutto questo per dormire credo in uno dei posti più squallidi, diciamo, sì, sì, esatto, che la loro carriera poi gli abbia riservato, e se lo ricorderanno anche loro, poverini. Però sono una delle band, diciamo, che amo più vedere dal vivo, veramente. Ma sì, perché poi umanamente sono proprio delle persone, delle belle persone. Sì, lo possiamo dire. Va bene, allora torniamo al 1984, quando Bruce Springsteen era già al suo settimo album. L'avevamo lasciato nell'82 con il suo album precedente, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate, appunto Nebraska. Disco molto cupo, che fa, diciamo, anche un successo di pubblico un po' più limitato, e all'improvviso esce Born in the USA, grande successo proprio negli anni, nei decenni. È un disco che viene spesso, no, associato proprio a questo, all'amore per la patria. Contiene una quantità di bellissime canzoni, dalla title track a Dancing in the Dark, My Own Time, I'm on Fire, insomma tante belle canzoni, e sicuramente il sentimento di amore per la sua nazione c'è in questo album. Però mi piace molto, ho scelto di passarlo perché per questo aneddoto, perché è molto contemporaneo, cioè il modo in cui questo disco è stato strumentalizzato poi nella campagna elettorale di Reagan, e al tempo Bruce Springsteen rilasciò questa intervista che mi piace molto e dice: penso che ciò che sta succedendo ora è che la gente ha voglia di dimenticare. C'è stato il Vietnam, c'è stato il Watergate, c'è stato l'Iran, siamo stati sconfitti, ci hanno fatto pressione e per finire siamo stati umiliati. Penso che la gente abbia bisogno di provare sentimenti positivi nei confronti del proprio paese. Ciò che sta accadendo ora, a mio parere, è che questo bisogno, che è una cosa bella, viene manipolato e sfruttato. Vedi la campagna elettorale di Reagan in TV, This Morning in America, e ti viene a dire: beh, è mattino a Pittsburgh, non è mattina sulla 125esima strada di New York, è mezzanotte ed è come se ci fosse una luna nefasta in alto nel cielo. Ecco perché quando Reagan ha fatto il mio nome in New Jersey, l'ho percepito come un'altra manipolazione e ho sentito il dovere di dissociarmi dalle parole gentili del presidente. Questo per dire, insomma, no, che anche in questa è un'epoca abbastanza simile da quel punto di vista, ci sono gravi problemi internazionali, c'è nuovamente l'Iran di mezzo, c'è lo scontro tra America e Russia e così via, c'è tanto patriottismo, nazionalismo, e c'è chi diciamo può dare una voce perché anche un sentimento bello non venga strumentalizzato, come ahimè succede tutti i giorni. 1984 nasce la Lega Lombarda, così a caso. Questa è un Going Down, una canzone che Zucchero Sugar Fornaciali non ha mai ascoltato. Sit in the car outside your house, but quiet, I can feel the heat coming round. I go to put my arm around you and you give me a look, but like I'm way out of bounds. Well, you let out one of your board sizes, but lately when I look into your eyes, I'm going down, down.
naturalmente Donne con la gonna, voglio una donna con la gonna, è di Vecchioni, ero convinto l'avesse scritta, non so per quale motivo, Zucchero, ma il nostro ufficio stampa... Professore, invece, professor dietro, Vecchioni. Sì, sì, ci conferma. Ma per dire, insomma, il momento in cui è uscita questa canzone dell'84, come dicevo, è stato l'anno in cui è nata la Lega Lombarda, ma è stato l'anno in cui, da un certo punto di vista, è nata anche Forza Italia, a proposito, no, di sentimento per la nazione in qualche modo manipolato. Infatti l'84 è stato l'anno in cui la Fininvest ha acquistato Rete4, il 28 di agosto. Il 16 ottobre vengono oscurate tutte le reti Fininvest per osservanza della sentenza della Corte Costituzionale che vietavano al tempo l'interconnessione televisiva oltre l'ambito locale, e il 20 ottobre, quindi 4 giorni dopo, il presidente del Consiglio di allora, Bettino Craxi, fa il cosiddetto decreto Berlusconi che gli permette, insomma, di riprendere le trasmissioni. E quello è stato, diciamo, un momento in cui come dire, il legame tra la politica e la comunicazione della politica è iniziato ad essere significativo, e quindi si sposava bene, secondo me, con questo brano di Bruce Springsteen. Meraviglioso, meraviglioso. Io, diciamo che le mie canzoni hanno meno agganci reali rispetto a quelli che ha trovato magnificamente Amedeo. E passiamo stavolta a un disco italiano, cantato in italiano da un gruppo che si è, diciamo, i Verdena sono un gruppo che non è mai riuscito a fare il salto. Ma c'è sempre probabilmente andato più vicino, sì, di altri. Sì, sono diciamo, cioè, un gruppo icona per un po', per alcune persone, ma non sono mai diventati, esatto, gli After Hours. Non sono, esatto, bene, però, diciamo, anche se poi magari sono sempre quelli che sono più candidati a poter fare un passaggio del, sì, genere, no? Sì, sì. Se non sbaglio. Non era così, però nel 2004 hanno il loro terzo disco. Lì erano ancora veramente un gruppo per appassionati di musica indipendente, che aveva un senso diverso rispetto a quello di adesso. Il suicidio del samurai era il titolo del loro terzo disco, che veniva anticipato da un EP che si chiamava Luna EP, che era proprio, diciamo, il primo singolo estratto da un disco che è stato amatissimo sia dalla critica sia dal loro pubblico. Immagino sia più o meno uno di quelli che tuttora vengono ricordati come con più passione, con più affetto. E proprio Luna è la mia canzone preferita del disco, è quella che ci andiamo ad ascoltare gran adesso. Come
discutevamo nel frattempo sul testo di questa canzone, abbastanza incomprensibile, ma degli scoppiati veri che il Dena, però, cioè nel senso, loro non fanno finta, lo sono veramente. Infatti. I fratelli Ferrari, infatti, gli vogliamo molto bene. Sì, anche per questo. Comunque spesso mi sorprende perché delle persone del tutto insospettabili conoscono i Verdena, cioè nel senso da qualche parte sono arrivati, anche sì. Se poi gli è mancato, non lo so, visto che siamo alle porte, una presenza sanremese, per dire, schifata da tanti, però fa sempre il gioco. Sì, 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 sì. Sarebbe stata troppo, però alla fine ci sono finiti anche di peggio, ci finisce Buco quest'anno, cioè, se... che è grande, che dopo che è stato ai Febbi molto prima degli Atomic Orchestra, esatto. Che nel 2004 era uno serio, finalmente adesso nel giro giusto. Brava, questa meriterebbe un applauso. Va bene, tornando al 1984, una band che invece un pochino ce l'ha fatta sono i Queen, che nell'84 uscivano con The Works, e la canzone ci andiamo a sentire, Hammer to Fall, per due motivi. Uno, perché la mia puntata sono gli Highlander dell'84 e questa è una canzone che è contenuta poi nella colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, e secondo perché non avevo ancora parlato di morte, siamo già alla seconda canzone, mi sembrava un po' strano, insomma. C'erano infatti dei fan della nostra trasmissione proprio in infatti. E quindi Hammer to Fall, il martello che cade, rappresenta proprio questo, no? Il godersi la vita, perché insomma non si sa come va a finire. Tra le varie interpretazioni, se cercate su internet il significato della canzone Hammer to Fall, io mi sono chiesto se effettivamente quello che pensavo fosse il significato fosse vero. Si trova una fan, tale Susie, che diciamo, dice di aver ricevuto questo messaggio direttamente da Brian May, che ha scritto la canzone, e che dice esattamente, traducendo dall'inglese, Hammer to Fall è veramente, parla della vita e della morte, dell'essere consapevole che la morte fa parte della vita. Ero ispirato molto da Aspettando Godot in quel periodo, ma c'erano tante altre cose insieme a questo. Il martello che viene giù è proprio il simbolo della grande mietitrice che fa il suo lavoro, quindi diciamo che penso di aver più o meno interpretato così. Eppure sembra molto allegra questa canzone, non l'avevo mai capito. Ma è allegra perché il senso è proprio quello, cioè godiamoci la vita, godiamoci la vita. E infatti è proprio la classica canzone da live, insomma, contenuta, l'hanno fatta a Live Aid, l'hanno fatta in tutti i Greatest Hits, insomma, Freddie Mercury Tribute Concert col cantante degli Extreme, insomma, classica canzone dal vivo. Hammer to Fall, i Queen, Bacon and the Butcher.
Queen, Bacon and the Butcher. Torniamo rapidamente al 2004 con Marco. Certo, difficile rispondere ai Queen con, cioè abbiamo delle differenze di fama proprio, cioè nette stasera. Forse anche un po' di fame a quest'ora, scusate. Perfetto, sei sul pezzo, Michela. Io vado proprio a scavare nell'indie, quello più vero, perché vi propongo questo semi sconosciuto gruppo veneziano che in realtà non esiste più, si è fratturato in 8.000 progetti diversi, però nel 2004, diciamo, quello che poi è passato, diciamo, alla maggior notorietà sotto lo pseudonimo di Teatro degli Orrori, cioè Pierpaolo Capovilla, in realtà scriveva e cantava per gli One Dimensional Man. Pierpaolo Capovilla, che abbiamo anche lui conosciuto De Febbia, in uno dei concerti. E non solo noi, ma vabbè, questo sì, ne parleremo. Perfetto, questa è una storia censurabile. Scusate, in uno dei concerti più emozionanti, in realtà, da un punto di vista personale, che io ricordo, perché fu proprio a livello umano, per noi che lo organizzammo, no? Un'esperienza bellissima, e comunque a livello musicale. Fu un altrettanto valido concerto. Posso dire solo una cosa? Pierpaolo Capovilla, persona a cui io scrissi un messaggio personale dopo un concerto al MEI, un secret concert anzi, e lui fu così carino da rispondere. Mi ricordo, cioè proprio da fan, questo è un bellissimo ricordo che ho di lui. Prossimo passaggio, Matti il Biondo che ti risponde al tuo messaggio a livello di notorietà. Siamo comunque nel 2004 usciva Take Me Away, l'uomo unidimensionale, se vogliamo. Sì. La canzone che più mi piace del disco è questa, Tell Me Marie, ce la andiamo a ascoltare. Power hands don't move. I can't dry my tears.
quanto era diversa la musica che ascoltavo nel 2004 rispetto a quella che ascolto adesso, ma ci sta. Era anche allegra, sì. No, molto bella questa canzone, sì, questo disco molto mi piace molto. Certo, lo stacco di notorietà è differente perché abbiamo fatto questo rimbalzone Queen, One Dimension Man, adesso ripassiamo a un gruppo proprio... quasi sconosciuto. Sì, quasi. Sì, quasi sconosciuto, soprattutto negli anni Ottanta, insomma, ecco. Sposerò Simon Le Bon, c'era nei cinema, e in tutte le radio c'era The Wild Boys per i Duran Duran, ottobre 1984, unico, diciamo, il singolo è anche l'unico inedito dell'album Arena, che in realtà è una raccolta dal vivo. E in realtà, perché ho messo questa canzone? Non solo perché c'è nell'84, ma perché è legata al tema degli Highlander dell'84. Perché come è nata l'idea di questa canzone? È nata dal regista Russell Mulcahy, o come si pronuncia, che voleva realizzare un film basato su Ragazzi Selvaggi di Burroughs, e quindi propose ai Duran Duran di scrivere questo, un pezzo, insomma, per fare la colonna sonora, così come poi avrebbe chiesto ai Queen di scrivere la colonna sonora di Highlander, sempre in quegli anni, nell'86. E quindi, dopo aver sentito Hammer to Fall dalla colonna sonora di Highlander, sentiamo una canzone che avrebbe potuto fare la stessa strada, ma che ha saputo trovare da sola, insomma, la strada per il successo. Ma fortunatamente è finita come canzone dei titoli di coda di un altro film iconico della storia del cinema, che però ve lo dico dopo. Bad Boys! Bad Boys!
nell'84 avevo 7 anni e i miei cugini più grandi, Lele e Ale, erano grandi appassionati di Duran Duran e mi facevano ascoltare questa canzone praticamente a manetto, cioè finiva e la rimettevano al punto che io ero arrivato ad odiarla. E finché poi sono iniziate a uscire le versioni remix terribili di tutti i tipi, quindi rimpiangevo l'originale, che poi alla fine è diventata una canzone iconica e che ci diceva davvero che Marco, tre anni dopo ebbe anche la fortuna di avere il suo percorso cinematografico, perché è la canzone dei titoli di coda di Noi Uomini Duri, insomma commedia italiana con Polinato Pozzetto e oddio, Montesano. Come si chiama di nome? Enrico. Scusate, un lapsus. Enrico Montesano. Ma è della Lazio, quindi non conta. Non so se, cioè, io, forse è uno dei film che ho visto più volte in vita mia. Ve lo so recitare a memoria. In alcune battute. Era ancora la commedia quella bella, cioè quella sceneggiata da Benvenuti e De Bernardi, che sono gli sceneggiatori storici di Verdone, insomma, negli anni 70-80. Mi piaceva anche Bompieri, però. Più o meno il filone è quello, anche se gli attori sono diversi, un po' più trash i pompieri, sì. un po' più risata costruita Noi Uomini Duri. Tra l'altro, questa curiosità che dico sempre, l'aiuto regista di Noi Uomini Duri era Ferzan Ospedek. No. Ma dai, è fantastico, grande chicca questa. Grande chicca. E io il mio ultimo pezzo è la mia quota sanremese, perché chi l'avrebbe mai detto? Nel 2020 sbarcherà a Sanremo un personaggio che ha sempre vissuto sul ciglio del burrone della discografia italiana, ovvero Bugo, che a FB è avvenuto addirittura, non lo so, credo, forse erano gli anni 90, era inizio i 2000, primissimi anni 2000. Proprio i primissimi, e portati da Francesco Serpente, qui va il merito, l'onore al merito di averlo scoperto al tempo. Quelli secondo me erano anche i suoi anni d'oro, cioè se non sbaglio del 2003 era Dalofai al C6, sì, Dalofai al C6, mentre è il suo disco più riuscito, mentre nel 2004 usciva Golia e Melchiorre, un doppio disco con una miriade di canzoni, dalle quali ho scelto Che diritti ho su di te, che secondo me è una bellissima e straziante storia d'amore, probabilmente non corrisposto. Che diritti ho su di te, non sempre ciò che dico è giusto, pensare di avere buon gusto. Che diritti ho su di te, quando vieni in città, più vicino per sentire la tua mano, per andare con te più lontano. Quando vieni in città, cosa ci aspetterà? Nel bidone tutti i dizionari, sul tabellone non ci sono gli orari. Cosa ci aspetterà? Fuggire da te, la mia paura è una botta sul muro che mi distoglie da un futuro sicuro. Fuggire da te. Fortuna qual è? Sapere di essere il tuo pensiero che ti allontana dal tuo buco nero. La mia fortuna qual è? Mi hai chiamato tu,
Il mio silenzio è una spada appuntita, agitata in quest'aria appesantita. Mi hai chiamato tu. Che diritti hai su di me? Inchiodare al muro una rosa, un quadro che mi dice qualcosa. Ma è peccato. Uno dei rientri più imbarazzanti. Addentavo l'arancio del mio Negroni. Però questa è una canzone meravigliosa. Molto bella. E poi abbiamo parlato di due ospitali di Diefebbia. È vero, è vero. Nell'arco degli anni. Comunque, buco in coppia con Morgan mi preoccupano molto. Cioè, sì, secondo me quella camera. Cioè, io spero abbiano preso una doppia, perché non si possono permettere una singola, che tra l'altro gli sarà offerta dalla produzione. Io credo. Veramente, spero vadano in condizioni accettabili su quel palco. Speriamo, pacco. Speriamo, guarda, noi gli vogliamo bene. Beh, a Bugo io lo adoro. Ce lo auguriamo. Allora, siamo arrivati all'ultima canzone, nonostante manchino ancora 10 minuti di trasmissione, perché... Come mai abbiamo fatto questa cosa? Mi capita. Così rapida. Sì. Perché era una canzone da 9 minuti e quindi ci siamo misurati i tempi. Però questa è una canzone di cui... Un minimo bisogna parlare, perché è una canzone epocale e su cui si vorrebbe parlare un'intera trasmissione. Io vi racconterò giusto qualche aneddoto per farvi capire come nasce questa canzone e questo disco. Torniamo al 3 agosto dell'83 e il buon Prince è appena tornato a Minneapolis dopo aver fatto il tour del suo disco precedente, 1999. Mano a mano che le date andavano avanti, lui aveva sempre più pubblico. Gli viene in mente questa idea: ma quasi quasi faccio un film sulla mia vita, perché ancora era, non dico sconosciuto, ma insomma era molto poco conosciuto. E che pensa? Dice: allora io stasera faccio un concerto qui a Minneapolis, lo registro, lo faccio diventare un film, lo faccio diventare la colonna sonora di un film sulla mia vita, e con questa cosa divento famoso e sfondo qualunque record del mondo. Questa idea completamente pazza, mentre si sta dirigendo verso il club First Avenue a Minneapolis, alla fine diventa la realtà. Cioè, lui va in questo locale strapieno, a un certo punto fa venire uno studio mobile per registrare il concerto. Tra l'altro è la sera dell'esordio della sua nuova chitarrista Wendy Melvoin e con i suoi Revolution. E la canzone che la Purple Rain che trovate sul disco è effettivamente la registrazione di quella sera, con qualche piccola modifica fatta in studio con l'aggiunta degli archi e così via, ma quella registrazione diventa Purple Rain. L'album vende il triplo del disco precedente, quindi più di 13 milioni di copie, e quando esce anche il film nel luglio dell'84, Prince diventa l'unico artista della storia ad essere allo stesso tempo al primo posto come album, singolo e film. Bello. In tutte le vendite. Il triplete, triplete. E lui pensa, la musica di Purple Rain proprio come colonna sonora di questo disco, cioè la concepisce tutto questo album proprio come colonna sonora di un film che ancora non c'è. Tanto fanno anche difficoltà a trovare un regista per questo progetto, perché appunto non era neanche al tempo così famoso, e alla fine prendono questo regista Albert Magnoli, e fanno questo film, tra l'altro anche particolarmente brutto, perché leggendo le recensioni non l'ho visto, perché io non ne sapevo l'esistenza. Ma è una specie di mega videoclip in cui ci sono dentro tutti però i brani dell'album. Questa è la vera genialata. Ma addirittura lui, mentre scrive questo disco, a un certo punto, dove è scritto Purple Rain, dice: ammazza, ma Purple Rain assomiglia tanto a Faithful dei Journey. Allora che fa? Chiama il tastierista Jonathan Cain, gli canta la canzone al telefono, gli dice: ma è troppo uguale, mi denunci? E lui dice: no, sta tranquillo, c'ha solo 4 accordi uguali. Cioè, vabbè, allora quasi quasi la incido. E tra l'altro questa registrazione di questo concerto, che poi diventa il disco Purple Rain, è famosa anche per un altro motivo, perché siccome il pubblico era rimasto un po' freddo perché è un disco più pop e meno funky dei precedenti, allora lui dice ci ha aggiunto una canzone che è
si chiama Darling Nikki, e è una canzone che nel testo dice di questa ragazza che si masturba guardando le riviste. A causa di questa frase nasce la Parents Music Resource Center di Tipper Gore, la moglie, ex moglie di Al Gore, che è un'associazione che si occupa di censurare l'arte, diciamo così, e da cui nasce l'etichetta Parental Advisory che troviamo sui CD. Quando questa associazione ormai era andata un po' così nel dimenticatoio, riescono comunque a ottenere di appiccicare. Quindi un po' bigotta la moglie di Gore. Esatto, ex moglie. La brava bigotta alla fine, esatto, finisce con un divorzio, come sempre succede. No, solo nel primo weekend in sala, nel primo weekend Purple Rain, il film diciamo recupera tutti i soldi spesi per girarlo, quindi un grandissimo successo, pareggio di bilancio nel primo weekend. E vabbè, cioè, si parla di Minneapolis, si parla un po' della una rappresentazione più o meno della vita di Prince, anche l'aspetto multiraziale di Minneapolis, anche il suo confronto e la sua competitività con altre band. Tieni di lancio, perché noi, se questa è l'ultima, dobbiamo dire delle cose. Ok, innanzitutto, assolutamente sì. Esatto. E aggiungo soltanto una cosa, che vince anche l'Oscar come miglior colonna sonora, per la colonna sonora originale. Purple Rain vince anche la colonna sonora. Prima di lanciarla, esatto, dobbiamo ricordare ci vediamo tra poco, per noi non torniamo in onda, vi lasciamo questa come ultima canzone. Però venerdì c'è il mega telethon di Radio Passeggiata, cioè la maratona di tutti gli speaker per festeggiare un anno raggiunto, insomma un anno on air, appunto, di Radio Passeggiata. Noi personalmente, io e Amedeo, saremo qua con voi in diretta per la nostra mezz'ora, dalle 11 alle 11 e mezza di sera, dalle 23 alle 23.30, però già dalla mattina fino a notte inoltrata ci sarà una grandissima staffetta con tutti quanti gli speaker, quindi sarà una giornata particolare, molto divertente, molto celebrativa, molto bella. E ci sarà, credo, un numero solidale che ci appunteremo sulla già. Io voglio questa cosa, io voglio il numero come, sì. Come nei post partita, no? Beh, vi ricordo però che dovete mandare un messaggio esatto all'844. Esatto. Ti passare il mio numero. È un po' un sogno che si realizza per me. E quindi dalle 11 alle 11 e mezza ci saremo noi. Non sapremo bene cosa faremo, ma vi metteremo della musica. Improvvisazione. Esatto. Sì, dai, passiamo una mezz'oretta divertente. E per quanto riguarda Bacon and the Butcher, ci rivediamo mercoledì. Io oppure tu sei, io non ci sono, sei fuori sede, allora forse saltiamo. Dopo ti spiego il perché saltiamo una settimana, e quindi ci rivedremo a febbraio. No, sarà ancora gennaio, a mercoledì 29. Mercoledì, esatto. 29. Va bene, allora, questa è Purple Rain, sì, di Prince, è una delle canzoni più belle mai scritte e anche l'ultima canzone suonata dal vivo da Prince prima della sua morte. Così chiudiamo il cerchio. Purple Rain.